Buon pomeriggio ragazzi, come vedete devo andarmi a fare i capelli e andiamo da questo mio amico. Ok, let's go, andiamo sopra e soprattutto ci vediamo subito dopo la sigla. Eccoci qui ragazzi, siamo al nostro parrucchiere. Comunque ovviamente mi sembra anche giusto. Perfetto. Prepariamo il green pass, bisogna farlo. Le regole soprattutto ragazzi, ricordiamocelo, rispettiamole. Vediamo se... Ok, oh, perfetto. Ragazzi è tutto legale, per fortuna. Vediamo, facciamo un attimo la panoramica, vi faccio vedere da questo mio amico. Ciao Raffaele. Guarda, non inquadro che c'è la signora che non so se per privacy non vuole essere inquadrata. Un saluto, dopo ci vediamo meglio. Ciao Noemi. Ragazzi, intanto saluto lo staff e io mi preparo, ci vediamo tra un pochetto. Vai con lo slide. Ok ragazzi, eccoci qui finalmente, siamo qui con Raffaele, il... Buonasera ragazzi. Titolare, proprietario, eccetera, eccetera. Allora Raffi, io non ho voluto raccontare niente. Raccontami un po' tu. Vuoi sapere un attimo... Allora, vuoi sapere a livello dei capelli come capelli. Andiamo... Come andiamo a interagire? Sì, esatto, guarda... Allora, interagisci con me, soprattutto, e poi altre domande che andremo a fare tra un pochetto. Ok, allora, con te innanzitutto iniziamo dalla preparazione. Ok. Noi, diciamo, da quando è iniziata la pandemia, utilizziamo soltanto, solo ed esclusivamente, materiale monouso, derivato, diciamo, tutto quanto singolarmente per ogni persona. È tutto igienizzato con alcol superiore ai 70 gradi, perché comunque si attende anche ad inibire tutti i tipi di batteri e virus, e soprattutto diciamo poi abbiamo tutte le accortezze, che sia le forbici impostate, quindi sanificate, tutte queste cose qua che abbiamo diciamo nel nostro salone, sia dalla parte dei parrucchieri che dalla parte dell'osteria. Utilizziamo ogni sistema tipo diciamo riconosciuto per la sanificazione. Perciò diciamo sanificano al 100% senza nessun problema. Poi più sicuro di così ragazzi si muore. Poi se volete vedere i nostri canali, diciamo che esatto, ci potete seguire sulla pagina Facebook che è RF and Beauty, I and Beauty, e poi anche sulla pagina di Instagram che è sempre lasciamo molto in descrizione. Anzi, facciamo che adesso proprio in questo video, in questo momento ragazzi sta passando i social del nostro Raffaele. Così se Facebook, volete Instagram. Potete vedere che ci sono sempre delle cose carine, anche delle in descrizione delle lasciamo tutto quanto in descrizione. E come diceva anche Raffaele, diverse promo, cioè ha diversi prodotti. Infatti vi voglio vedere anche soprattutto i capelli, come bisogna curarli. Allora, noi diciamo che da quando io ho rilevato questa attività, io ci lavoravo, poi l'ho rilevata io, noi ci siamo affidati come azienda di riferimento a Dagnes, che è un'azienda italiana con sede a Parma e leader, intanto io proseguo sì, come vai, rapido, fini, no? Okay. Sì, vai. L'ultimo che si è affidato. Non vedi e quindi dicevo mi sono affidato a loro perché comunque sia un'azienda italiana molto molto diciamo all'avanguardia, che è anche molto sostenibile, perché loro ci tengono molto all'ambiente, all'ecosostenibilità. È una B Corporation, quindi una delle prime aziende che ha questa tipologia di B Corporation, quindi che lavora molto 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 sulla ecosostenibilità molto, e diciamo con prodotti italiani, perché loro hanno un sito a Parma dove producono proprio direttamente i prodotti e utilizzano tutto diciamo tutti i prodotti che sono italiani. Ok, se vuoi dopo, se vuoi lasciare in descrizione, ti fa piacere. Come no? Certo, se volete poi dopo in base a ogni tipologia di capello, diciamo che dal curativo fino ad arrivare al diciamo cosmetico, loro hanno parecchi prodotti, è un'azienda molto 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 valida. Io ci lavoro bene. Ma cosa per dire ragazzi, poi se volete sapere come curarli bene, ovviamente, come ho detto prima, lo trovate su Instagram e su Facebook. Certo. Perciò chiedetelo direttamente a lui. Certo, potete fare domande, qualsiasi tipo di domanda, noi siamo sempre a disposizione. Se non rispondiamo subito, comunque sia nell'arco della giornata, poi vediamo delle notifiche e delle notizie, e anche sul nostro numero WhatsApp, che poi vi faccio lasciare tutto da Francesco, potete farci ogni tipo di domanda. La cosa domanda poi c'è. Sembra un po' banale come cosa, però state molto all'avanguardia anche tecnologicamente, nel senso
Beh, tramite social, cioè io posso prendere appuntamento anche tramite la Facebook. Ma allora, tramite Facebook sì, diciamo che noi quello che non abbiamo ancora, diciamo, ma ci vorremmo arrivare poi col tempo, è la possibilità di dare l'appuntamento ai clienti, diciamo, che possono fissarlo da solo. Ma okay, solamente perché? Perché comunque sia le tempistiche poi le sappiamo noi, certo, in base a quello che noi, diciamo, tra virgolette, andiamo a fare in base ai tempi di riposa, ai tempi adesso per un taglio c'è la classica mezz'ora, 40 minuti. Però se devi andare a fare il servizio, diciamo, colore, il servizio sia di dura o qualsiasi altra tipologia, diciamo che poi i tempi cambiano e quello poi, insomma, siamo noi, diciamo, professionisti, noi parrucchieri, che riusciamo a capire la tempistica. Okay, okay. Però diciamo che dai social si può, comunque sia, ci potete contattare. Sì, sì, sembra una cosa banale, ma in passato, ma parlo anche di 5-6 anni fa, era una cosa che nessuno faceva, mentre già adesso è una cosa molto buona, sinceramente, prendere appuntamento anche dai social. Beh, guarda, cioè, è veramente tanto. La tecnologia ci ha aiutato anche in questi momenti, è vero, a poter, noi abbiamo fatto parecchi corsi tramite online, quindi non poteva essere, non si potevano fare in, sì, in presenza, e non poteva essere diverso che farli tramite online. Insomma, ti devo fare una domanda scomoda, sì, diciamo, allora tutte le domande che vuoi, visto che basta, ti sei trovato molto in difficoltà purtroppo con questo Covid in questi due anni. Beh, diciamo che le attività, allora, ci sono state attività che sono state massacrate dal Covid. Noi, diciamo, ci siamo tenuti tra virgolette a galla, perché comunque sia la nostra è un'attività, quando siamo stati chiusi i due mesi e mezzo, diciamo che eravamo molto molto richiesti, penso che sì, si ricordi, le persone che cercavano molto, e diciamo tutto quello che sia stato sì ci ha creato così delle problematicità anche a livello economico, perché comunque non lavorare, però certo, diciamo che diamo solidarietà pure ad altri settori che stanno sicuramente peggio di noi. Noi perlomeno ci siamo barcamenati e siamo andati avanti. Devo parlare apposta, siccome a fine anche questo settore è stato colpito, non sì, leggero, cioè, noi con noi e anche con Federica di là, con il reparto estetico, mia sorella che è l'altra socia, loro il reparto estetico sicuramente è stato ancora più colpito, perché loro sono stati proprio fermati anche l'anno, cioè nel 2020 e anche nel 2021 una parte è stata fermata l'estetica, perché era più problematico, diciamo, poter eseguire determinati servizi, tutto qua. Dai, sono contento che almeno piano piano non riesce a ritornare a galla, possiamo dire, dai, certo, se no... Diciamo che noi siamo uno di quei posti dove il cliente può sentirsi sicuro, perché da noi ci si raggiunge comunque sia con il Green Pass base, sì, quindi può venire pure una persona che non è vaccinata in tutti i negozi di parrucchiere estetica, ma certo, l'importante è che viene anche con un tampone oppure vaccinata, e troverà sicuramente gli ambienti perfetti, quindi sicuri, molto igienizzati, perché diciamo che noi teniamo molto alla salute dei nostri clienti, è proprio un settore nostro, parrucchiere estetica, che ci tengono molto a questa diciamo sicurezza, perciò ragazzi ricordatevelo, cioè se non avete il Green Pass, non avete fatto ancora il vaccino, basta che venite col tampone, con il Green Pass provare per le 24 ore se non sbaglio, sì, e potete farvi tranquillamente 48 ore quello rapido e 72 ore il molecolare. Errore mio. No, noi ormai sai siamo diventati tuttologi, come si dice, no? Perché sembra giusto. E oramai se ne parla, anche se noi diciamo che parliamo dei capelli e lasciamo parlare dei vaccini e cose varie, da chi sono veramente gli specialisti, insomma. Da parrucchiere facciamo un po' di tutti i discorsi di tutto il mondo, infatti mi sembra che il parrucchiere sta sempre un po' tutto di tutti. Noi parrucchieri sappiamo, non sappiamo, però con noi ci si comunica, giustamente, anche perché... È vero. Tu sei un uomo, no, ma le donne stanno qua con noi parecchie ore, quindi sempre con riservatezza, ovvio, mai andare ad esporsi. Possiamo considerarlo quasi uno psicologo, che costa molto di meno di un vero psicologo. Beh, oddio, costa di meno sicuramente, perché lo psicologo, però insomma, noi pure, come devo dire, no, scherzo, sicuramente costiamo di meno. È più piacevole venire qua da noi, dai. Sì, quello con lo controllo, ragazzi, che in effetti poi io faccio una capoccia tanto così a Raffaele e chiacchieriamo da qui. Noi riusciamo a fare belli, quindi cioè, riusciamo, ce la mettiamo tutta, dai, poi
Ricordo soltanto un piccolo aneddoto, quando purtroppo sei stato chiuso per la pandemia, mi sono fatto pelare da solo e mai più, proprio perché non mi piacevo pelare. Beh, diciamo che noi, noi durante la pandemia siamo stati a parte desiderati, ma sì, perché comunque mancavamo, ma poi tanti hanno capito l'importanza e la difficoltà pure nel nostro mestiere, perché io ho dovuto rimettere mano sui capelli dei mogli fatti dai mariti e capelli dei mariti fatti dai mogli, una bella situazione, ecco, la rimetto tutto in ordine. Poi ecco, una cosa che voglio precisare di questa attività è molto accogliente e familiare, cioè questo che l'ho notato, io ho provato, sinceramente, mi dispiace Raffaele, ho provato anche a fare un dopo di te. Figurati. Devo dirlo, ho provato altri parrucchieri da fare, mi dispiace, però non sono come te, cioè però io mi sono trovato veramente bene, infatti faccio anche questo video per consigliarlo anche ad altri, chi è nelle vicinanze, può venire a trovare tranquillamente. Certo, venite, venite, noi vi aspettiamo. Scusate, Raffaele deve lavorare, io invece lo disturbo. Ma figurati, guarda, è un piacere, anche perché possiamo dare pure dei consigli, no? Ai nostri clienti. Perché da noi, oltre che poi avere diciamo, un servizio per i capelli, noi siamo pronti anche a farvi diciamo delle consulenze, che di solito sono gratuite, a meno che non ci fate parte della giornata, c'era del lavoro, però ne chiediamo 2, 3, 4 mila euro, non scherzo. La consulenza rimane sempre gratuita, quindi è una nostra sicurezza per il cliente, nel senso che riguardo a queste consulenze, sì. Nel senso, spiegami un attimo. Allora, di solito noi quando si fa un colore, un taglio, oppure quando c'è un percorso diciamo da prendere con la cliente, ci prendiamo un po' di tempo prima per pianificare un po' quello che andiamo a fare, per non avere poi degli errori che poi comunque io possono sempre venire, certo. Però cerchiamo di non farli e facendo consulenza ci aiuta un pochino a sbagliare, insomma, e ad accontentare la cliente o il cliente in base poi alle sue esigenze. Infatti la più legittima, nel senso, io parlo con la Massima, insomma, Massima allora io sono un po' meno esigente, mi dai capito? Beh, guarda, qua ti sbatte, spada un mito, ecco, in una mia parola. Infatti non vorrei dire una ci cosa. Ci sono uomini adesso che sono più esigenti delle come no? Non lo sapevo. Noi abbiamo ragazzi che frequentano comunque il nostro istituto per sopracciglia, per tra virgolette, noi abbiamo anche la depilazione definitiva, quindi il laser, quindi anche quello è una che va per la maggiore, e diciamo che è frequentatissimo pure dagli uomini, cioè, adesso la cura della persona non c'ha sesso, mi sembra anche giusto, diciamo. Secondo me pure, perché poi non troppo, perché diciamo io dico sempre rimaniamo sempre uomini, però la cura della persona va sempre bene, insomma. Certo. Perciò io non mi ricordo una consenza riguardo a un colore dentro di una donna, se devo prendere la donna, almeno vista la mesa è un po' più complicata, certo. Che sono capelli lunghi, certo. Dici guarda, aspetta un attimo, che colore vuoi fare? Scusiamo un attimo, il tuo colore naturale è questo. Allora, il 90% delle persone che vengono vogliono cose impossibili, ci sono capitate persone che Daniele volevano tornare bionde, e allora tu la devi essere bravo anche a spiegargli che che c'è un percorso da fare, certo. Non è che c'è uno c'ha la bacchetta magica e... Certo. Un colpo diciamo fai tutto, e quindi c'è da consigliare innanzitutto se si può fare o no, che quella è una cosa che comunque sia contraddistingue sempre un professionista, e devo dire che nella nostra zona vendese di professionisti ce ne sono tanti, quindi siamo pure fortunati perché come tipologia la nostra categoria sono tanti bravi professionisti a fare dei professi. Però diciamo che quello ti contraddistingue anche da queste piccolezze, no? Queste piccole cose dove tu devi mettere la cliente diciamo davanti allo step che deve fare, no? Magari ti diventa bionda, ti diventa rossa, e poi il rispetto sempre dei capelli, che è una cosa fondamentale, nel senso che noi dobbiamo fare il lavoro senza andare a rovinare i capelli alla persona, che è fondamentale. E dopo questo domande penso di lasciare una bella buca in sottofondo. Velocizziamo un po' il video e ragazzi ci vediamo tra un po' con le conclusioni anche con Raffaele. Bring the funk back. We'll be right back.
ragazzi, siamo tornati ovviamente, capelli fatti come potete notare, ma vi faccio vedere il negozio, anzi facciamo una bella panoramica. Ah, ma una cosa che non vi ho detto, che mentre il nostro Raffi... Io intanto igienizzo tutto, eh. Sì, lui dopo che mi ha dato i capelli, è una sciocchezza, ma dovete dire come ha igienizzato. Stiamo ultimando le cose. Vi faccio vedere. Allora, cominciamo subito con la panoramica, ecco qui. Dobbiamo ovviamente entrare dalla rivista. Guardate che bello, guardate veramente, veramente, veramente belli questi prodotti, fatti veramente bene. Qui sono tutti i prodotti biologici che mi stavi dicendo, vero Raffi? Sì, quella è la parte, diciamo, di Tamines. Ok, che quello okay. Che hai detto prima invece è sempre una gemella di Tamines, ma su prodotti delle parti esterne. Ah, ok. Che è Comfort Zone. Perfetto. Quindi su tutti i prodotti, questo che stai tu stai riprendendo adesso è la linea quella, diciamo, curativa. Ah, questi sono curativa, perciò... Quindi c'è per ogni anomalia cutanea, okay, dettata da qualsiasi, diciamo, situazione che possa essere una cute grassa, porpora, antica duta, diciamo che quella è proprio la parte, diciamo, che va a interagire proprio con le anomalie cutanee. Molto interessante. Mentre l'altra parte, diciamo, che troverai, finish, è la linea quella più cosmetica, diciamo che va a trattare più che altro la bellezza del capello, nel senso che... li rende sicuramente. Invece la parte quella sotto, sì, che è da riassortire, insomma, fortunatamente stiamo lavorando un po' di più, abbiamo anche venduto più di qualcosa. Ottimo. Sono la parte di finish e quello è bellissimo, diciamo, bellissimo. Sono le lacche, creme, cose varie. Sto facendo anche la composizione del negozio, che io, ragazzi, vi devo dire che ovviamente tanto tempo fa non era così, ma guardate bello il colore verde, cioè io quando l'ho visto è bellissimo, io ho detto. Beh, questo è quando abbiamo fatto restyling, è stato un bellissimo restyling, confermo, mi è piaciuto veramente tanto, spero che anche voi piaccia. E adesso andiamo verso lo staff, ecco qui le ragazze che... Buonasera, Valera, Noemi e Federica, giusto? Federica, sì. Perfetto. Oddio, non so che domanda... Ah sì, cosa stai facendo? No, beh, a parte gli scherzi già sono cosa chiedere. Cos'è veramente, così per curiosità? Scusa, il styling del colore. Ok, io non so con che consiste, però beh. Quando vorrai, ve lo do a voi. Il giorno potremmo fare anche a te, se vuoi. Per il styling del colore? Possiamo mettere un po' di stagione. Cioè, in che consiste? Nel senso, lucentezza, Andiamo a ricostruire il colore. Ok. Dandogli un po' più di luminosità. Ok. Rilevandogli un po' di ricrescita. Roba seria veramente. Io dovrei cominciare a fare con qualche capello bianco, quando vuoi. ci stavo pensando. Mi hanno se non sbaglio Federica si occupa dell'estetica, se non sbaglio, vero? Non vorrei dire una... giusto? Sì, sì. Perfetto. Noi ci rivedremo il prossimo video, ovviamente, che faremo anche verso l'estetica. Poi andremo più nel dettaglio anche con tutto lo staff, con Pamela, Noemi. Dove sembra bello? Arrivederci. Sì, chiudiamo quasi il video, ragazzi, così andiamo anche con un altro. Ciao ragazzuoli. Allora ragazzi, siamo giunti alla fine. E che alla fine che si dice tipo c'è posta per te. Esatto. Vabbè, niente ragazzi, è un saluto. Ci saranno altri video, ovviamente. Come no? Veniteci anche consigli. Vogliamo anche dei consigli, certo, da te, che come no, usare, come curarsi bene. Ne abbiamo parlato un pochetto, ragazzi, ma andremo più nel dettaglio, certo, nei prossimi video. Cioè, seguiteci soprattutto sopra i social. L'abbiamo detto 20.000 volte. E poi veniteci a trovare, noi ci troviamo in largo Mario Ciancia numero 3 a Velletri, e quando volete, per qualsiasi, diciamo, informazione, potete appunto i nostri canali social e poi vi faremo, dove il mio amico vi darà tutte le informazioni, ovviamente. E anche mettiamo anche la via di tutto qua. Certo, pure non tralasciamo anche il mio numero di scarpe, mettiamo tutto. Va bene. Ciao ragazzi, buon proseguimento. Grazie. Ciao.